Mi trovo da solo lungo lo sterrato che da Roma, dalla fermata dello 042, via Zaccarolese 21, porta alla doppia cascata nella grotta, uno dei luoghi più fascinosi del comune di Roma, stradocumentato su questo canale. Oggi, se il tempo tiene, non so se il tempo tiene perché sono partito, che sembrava avesse smesso di piovere, sembrava fosse uscito il sole e tuttora c'è il sole, ma ogni tanto si annuvola. Siccome la cosa che vorrei provare a fare è un po' delicata, c'è un piano A e un piano B. Piano A sarebbe quello di andare a monte della cascata. A monte della cascata perché, come avevo fatto vedere in un video parecchi mesi fa, a monte della cascata c'è un'altra cascata che fa uno scroscio molto forte, che potrebbe o potrebbe non essere una cascata importante. Il problema è che ho provato in tutti i modi a costeggiare il fosso a monte, ma i paretoni sono verticali su entrambi i lati, quindi non c'è proprio possibilità di costeggiare il fosso per vedere cosa ci sia sotto. Ci si arriva sopra, si sente lo scroscio, ma il pendio è verticale ed è infestato di rovi. Quindi le cose sono due: o vado sull'orlo della cascata e provo a calarmi con una corda, scendere all'alveo se ci si riesce, oppure dovrei scalare la cascata e camminare poi nel fiume a monte, sempre ovviamente che non venga giù il temporale e che non s'alzi il vento, altrimenti abortisco tutto e mi limito semplicemente a fare l'ennesimo video di questo posto. Questo posto che ricordiamo è Comune di Roma, appena si gira, praticamente appena si arriva da Giardini di Corcolle, dalla borgata dei Giardini di Corcolle, si arriva a Colle Merulino, dove c'è l'incrocio di strade che vanno verso Tivoli, San Vittorino, Poli, Zagarolo. Si gira per Zagarolo e subito la prima a sinistra, davanti alla fermata dell'autobus urbano 042, l'autobus per San Vittorino, si entra nello sterrato dove c'è il lago di pesca sportiva dei Cigni. Qui c'è tutta questa serie di sterrati. Si passa accanto al castello di Corcolle, qui la forra si comincia ad alzare, stiamo costeggiando la forra del Fosso di Pance, e fra qualche centinaio di metri, come è stato abbondantemente documentato, si scende giù all'alveo. La cosa molto più complicata è scendere all'alveo a monte del fosso per vedere quali altre cascate ci sono. Si sentono un paio di scrosci forti, ma ci ho provato almeno un paio di volte senza successo. Quindi l'unica possibilità o è scalare la cascata e farsi l'acquatrekking, oppure vedere di andare da monte a monte della cascata, mettere una corda, vedere se, perché sto pure da solo, magari in due, vediamo se è quanto sia prudente, oppure se si riesce col macete a scavare in mezzo ai rovi un pendio più morbido. Non so, andiamo a vedere intanto, poi valutiamo se la cosa è fattibile e soprattutto se il tempo regge. Se non regge, me lo propongo come sfida per la prossima volta. Intanto vi faccio rivedere il posto. Ok, sono acceso per il pendio che arriva alla grotta, laggiù c'è ormai l'arcinota grotta e io me ne vado qua. Vedo che da quando è piovuto la pioggia il tufo è diventato più aderente, ci si cammina paradossalmente meglio, perché quando è estate il tufo si sgretola in maniera pazzesca, è arido, quando è arido, ecco la grotta laggiù. Quando è arido è ancora più pericoloso. Ma dicevo che quando fa un po' di pioggia
A fine estate il tufo diventa di nuovo più aderente, quindi ci si cammina molto molto meglio, nonostante il pendio, come vedete, sia molto ripido. Qui l'unica cosa che devo sperare è che non piova e che non tira, e che non tiri vento, perché prima ha fatto un mezzo temporale. Non credo che quel mezzo temporale abbia reso pericoloso venire qui, perché insomma dopo tanta siccità hanno fatto solo un po' di gocce d'acqua, quindi insomma una sola pioggia non credo che basti, poi è durata pure poco, quindi non credo che abbia creato difficoltà per quanto riguarda, diciamo, il comunque il ripido qui, però non credo che una sola pioggia dovrebbe causare crolli, quindi se non ne fanno altre, le piogge dovrebbero più o meno essere in una condizione di relativa sicurezza. Ora io vado qua sull'affaccio sulla cascata, ma ho già provato e riprovato a scendere ed è molto complicato e non c'è modo. Comunque vabbè, questo è l'affaccio sulla doppia cascata. Probabilmente la soluzione migliore è scalare quella cascata. Scalarla, perché qui anche con la corda è troppo alta, andando più giù è infestato di rovi. C'era un passaggino, più giù, in qualche modo a rompere qui e a trovare un modo di scendere al fosso per poi scalarmi la cascata per tornare. Se no, non lo so. Provo un attimo a rompere, poi vediamo. Ok, qui ho superato la parte dove il telefono si sarebbe bagnato, l'ho messo dentro una busta di plastica e ora finisco di scalare la cascata e vado su. Sono passato là in mezzo. Pare che il tempo stia reggendo e qui c'è la situazione a monte. Come qua sto facendo le immagini col telefono senza gimbal, senza action cam, non saranno molto stabilizzate, però intanto questa è un'escursione di prova. Con la corda, a parte che non c'era nulla di solido a cui attaccarla, in teoria mi sarei potuto calare lì, ma da solo preferisco non farlo e poi comunque sarei dovuto riscendere scalando la cascata. Quindi vediamo un attimo qui che si va a vedere. Quella è la zona del salto. Qui un pendio ci sarebbe pure per scendere, ma bisognerebbe aprirsi strada tra un mare di rovi, proprio tanti. Va bene, lo tengo presente la prossima volta, intanto vado avanti qui. Interessante formazione cavernosa. Vedo un'altra caverna anche laggiù. Indubbiamente il posto è intrigante, scusate le immagini non stabilizzate, l'ho premesso prima. Su come si presenta l'ambiente, un'altra caverna qui. E qui sono arrivato ad una rapida che non so se sia quella che si sentiva da sopra oppure no, perché mi sembrava averne sentite un paio.
Questa è una rapida non particolarmente interessante e quindi niente, qua posso vedere un pochino più a monte, insomma non c'è nulla di interessante qua, a parte ovviamente l'ambiente è molto bello. E quello che sembrerebbe addirittura, sembrava tipo un altro cunicolo, ma forse mi sbaglio. Comunque l'ambiente è veramente paradisiaco. Comunque questa acqua trekking qui a monte non credo l'abbia mai fatto nessuno. Situazioni a rischio cinghiale, vediamo un po' di scalare questa rapida e ne vedo subito un'altra laggiù, che se non è quella vuol dire che era solo un falso allarme, perché era più o meno a questa altezza che si sentivano questi scrosci. Quindi questa è solo una rapida normale, andiamo a vedere cos'è quell'altra e poi ce ne torniamo indietro. Questa è ecco, una semplice rapida, certo ambiente suggestivo ma niente di più. Qua andarci da sopra è impossibile, troppi rovi, ci ho provato a costeggiare, a parte che era ripidissimo il pendio ma coperto di rovi, quindi adesso vediamo se riesco ad avanzare qua. Superato sta rapida in questo ambiente molto infrattato, troppo infrattato, vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare a quell'altra rapida che comunque sembra più importante. Scavalchiamo qua, scavalchiamo, ormai siamo abituati a scavalcare rami in questa specie di ambiente. Comune di Roma, premetto Comune di Roma, per chi fosse nuovo al canale. Quindi se venite a Roma mettete in preventivo l'avventura. Andiamo già, dunque qui ci sta, oh, cazzarola, ci sono le sabbie mobili qua. Non mi si è pure bagnata la busta di plastica che dovrei usare poi per coprire il telefono. Anzi, questo è proprio... vedete il pendio com'è? So se lo riesco a inquadrare, ma è verticale. Io camminavo là sopra cercando di capire come sentivo sto scroscio, ma ci potrebbero essere passaggi di cinghiali pure all'altro lato orografico, guardate quanto è impicciato. Niente, mi devo sbrigare, arrivare a questa rapida a vedere di che si tratta, se è una cosa interessante, se c'è qualche grotta, non lo so, ma non mi pare una rapida come un'altra. Ma niente di che, scagliamo pure questa. Buongiorno, cinghiali, buongiorno. Qui è Indiana Jones. No, pure lì una rapida normale, niente di che. Allora torno indietro. Però guardate qua. Ecco perché dal pendio non riuscivo a sentire, sentivo lo scroscio forte, infatti è molto forte, ma non c'era proprio verso di scendere da là. Quindi lo scroscio è forte, ma è una rapida normale. E vabbè, torno indietro allora. Che io me ne sto tornando verso la cascata, che mo ce la riscaliamo di nuovo.
Alla fine l'ultimo dei problemi è scalare la cascata, comunque è una roccia concrezionata, calcarea, abbastanza aderente. Ma forse con una corda si poteva anche tentare di... Quel pendio lì è meglio, solo che toccherebbe tagliare un mare di rovi. L'ambiente è qua che... Come si dice a Roma, che bevo di caffè. Stiamo arrivando all'orlo della cascata. Roccia aderente, quindi non è scivolosa. L'unico problema è che la parte più bassa si bagna il telefono, quindi la devo mettere rapportata a busta elastica come gli antichi, per fare questa situazione. Bagnata, quindi se riuscire a tenere il telefono in mano mentre scavo la situazione.
quello che ho percorso prima. Chissà dove fosse l'antica diga di Corcolle. C'era uno sbarramento da qualche parte, boh. Stranamente non ne rimane traccia. E qui sento freddo perché la temperatura è calata e oggi mi sono fatto una crioterapia abbastanza selvaggia. Niente, qui il fiume prosegue molto molto bello, in ambiente molto simile a quello che ho fatto prima, tra rovi, sabbie mobili, un sacco di rapide. Questa è la nostra grotta, molto molto suggestiva. Facciamoci un'ultima entrata. Insomma, l'ho già ripresa un mare di volte, però nel contesto di questo video non gli fa male. Un freddo cane oggi. C'ho la mano che mi trema, ma con la potente stabilizzazione della Osmo Action Cam penso che non sia un problema. Posto che non stanca mai. Un giorno devo provare a scalare pure quest'altra.